Buongiorno, sono Marco Genzone, direttore della Biblioteca Civica di Savona. AIB Liguria mi ha chiesto la mia opinione su questo momento delle biblioteche e su come potrebbe essere la ripresa. Diciamo subito che le civiche sono chiuse, almeno la Civica di Savona è chiusa, se non ricordo male, dal 22 di febbraio. Quindi sono oltre 2 mesi che non vediamo i nostri utenti e che i nostri utenti soprattutto non possono usufruire dei nostri servizi. I colleghi, come bibliotecari, come personale della biblioteca, siamo tutti in smart work, a parte chi sta finendo le ferie del 2019, le ferie arretrate del 2019. E una persona invece che dopo aver finito le ferie arretrate è stata messa nel cosiddetto regime di sospensione, cioè rimane a casa pur percependo lo stipendio. I colleghi che stanno facendo lo smart work o lavoro agile, usiamo il termine italiano, chi catalogava continua a catalogare da casa e nello specifico sta facendo un lavoro di recupero del progresso. Noi non siamo mai riusciti, soprattutto per problemi economici, a fare dei grossi investimenti sul recupero, da esternalizzare il servizio di recupero del progresso, quindi lo stiamo facendo poco alla volta e in questi 2 mesi ci sono i colleghi che catalogano che stanno recuperando del progresso. Altri invece stanno facendo della formazione a distanza utilizzando o leggendo dei manuali o invece, grazie alla rete, andandosi a cercare dei video, dei video di convegni, di lezioni universitarie, tutto quello che si trova in rete, per approfondire le loro conoscenze. A me tocca l'ingrato compito, come lavoro agile, di coordinare appunto i colleghi e di poi svolgere tutta quella parte burocratica amministrativa, di contatti con altri uffici, di coordinare le eventuali entrate in biblioteca da parte di ditte che fanno manutenzione, ascensori piuttosto che impiantistica varia e appunto, poi la parte amministrativa, eventuali pagamenti di fatture, pratiche varie e comunque coordinamento col resto del comune. Non che mi dispiaccia, glielo dico sempre, sia ben chiaro, chi mi conosce sa che faccio il pendolare, sa che mi alzavo alle 5 del mattino per andare a lavorare. Sono 2 mesi che mi sono dimenticato la sveglia, spero che quando si riprenderà a lavorare, la sveglia funzioni ancora. Ma torniamo a una fase seria. Come sarà la biblioteca? Diciamo che è difficile dirlo perché probabilmente scopriremo alcune cose, alcune direttive, alcune regole. Se va avanti se andiamo avanti con questo ritmo, lo scopriremo la sera del 17. Quello che potremo o eventualmente non potremo fare. Per il momento possiamo ipotizzare delle funzioni o delle procedure guardando com'è il lavoro di alcuni servizi, per esempio penso al commercio, che hanno già ripreso. Le librerie hanno già ripreso, potrei dire, alcune, sono un tipo di lavorazione abbastanza vicino a noi. Quindi nel commercio può entrare solo un utente, nel nostro caso un cliente per i negozi, ogni 40 metri quadri, dovrà entrare con mascherine e guanti, molto probabilmente per le biblioteche potrebbe essere lo stesso. Quindi gli utenti entrano con guanti e mascherina in un certo numero, a seconda della grandezza delle stanze, dove potranno accedere e con il famoso distanziamento sociale che ad oggi è 1 metro. Poi bisognerà capire quali servizi potremo aprire.
In questo ci potranno aiutare sicuramente le biblioteche dell'università che invece per qualche strano motivo, potrei dire, della medicina, possono aprire già a partire dal 4 di maggio. Poi scopriremo un giorno, cosa rischia di più uno studente ventenne ad entrare in una biblioteca civica rispetto ad entrare in una biblioteca dell'università, ma ad oggi è così. Quali servizi saranno attivi? Sicuramente il prestito. Avremo una montagna di restituzioni perché a questo punto ci sono persone che hanno i nostri libri da 2 o 3 mesi. Potranno prenderli anche i nostri libri, tutto il materiale che attualmente è in biblioteca, appunto chiuso da almeno 2 mesi è sicuramente sanificato di suo, perché un altro problema grosso è ci scontreremo con la quarantena del materiale. Le ultime direttive delle sovrintendenze e dell'istituto di quello che era patologia del libro sono che tutto il materiale deve è rientrato, deve andare in quarantena per 9 giorni. Poi c'è il dibattito se 9 giorni non sono troppo, non si può fare 2 o 3, ma questo lo vedremo poi appunto quando riusciremo a riaprire. Tutto il materiale che andrà in quarantena dovrà essere isolato, messo dentro dei sacchi, comunque delle cose di plastica rinchiuse, e questo può comportare dei grossi problemi non solo per il materiale che rientra, ma anche per il materiale che verrà consultato. Un'ipotesi più restrittiva potrei dire non riapriremo sicuramente l'emeroteca perché sennò il giornale o la rivista dopo che l'ha toccato, dopo che l'ha letto un utente, andrà subito in quarantena e il secondo utente potrà leggere il giornale del giorno passati i 9-10 giorni. Allo stesso modo ci dovremmo porre il problema se le biblioteche potranno continuare a mantenere lo scaffale aperto o quei pezzi, come nel nostro caso, di scaffale aperto, penso allo scaffale delle novità, penso allo scaffale delle proposte, eccetera, eccetera, perché se basta che un utente tocchi un libro per finire in quarantena, va da sé che al massimo potremmo mettere delle grandi copertine, in modo tale che poi uno indica voglio questo, voglio quello e chi è al servizio di prestito, l'operatore, il bibliotecario, gli darà questo particolare libro. Inoltre ci sarà il problema delle sale studio. Possiamo far accedere gli studenti alle sale studio? Possiamo far accedere gli utenti alle postazioni internet? Ecco, anche qui bisognerà capire come comportarsi dopo. Dopo diciamo che uno si siede, studia e si rialza, va subito sanificato la postazione, la tastiera piuttosto che la sedia e il tavolo. Se è così, bisogna vedere se avremo la forza di fare questo servizio di sanificazione o se la sanificazione riusciamo a farla solo una volta al giorno, quando va bene. Anche qui potrei dire, bisognerà vedere come si comporteranno altri servizi, penso soprattutto al trasporto pubblico, penso agli autobus piuttosto che ai treni locali. Una volta che un cittadino sale su un autobus, si siede, quando si alza, verrà subito sanificato il suo posto o l'autobus completamente verrà sanificato a fine turno, la notte, quando sarà. Diciamo che in questo essere tra gli ultimi servizi a riaprire ci può dare una mano e ci può aiutare a capire come. Sicuramente non sarà più la biblioteca che era prima, non sarà più almeno per un certo periodo di tempo, fino all'estate, fino al prossimo anno. Anche qui potrei dire che lo scopriremo con il tempo e vedremo come sarà. Grazie.